Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di Bubble Bobble, non il vecchio, che vedremo ovviamente in questo video anche, ma il nuovo. Nuovo si fa per dire perché è uscito diverso tempo fa, come esclusiva temporale su Nintendo Switch. Recentemente è stato annunciato anche per PlayStation 4, ma dovrete attendere la fine dell'anno. Purtroppo non arriverà su Xbox One, almeno per adesso, quindi se avete una Nintendo Switch attualmente potete acquistarlo e giocare. Altrimenti, se avete una PlayStation 4, dovete attendere la fine dell'anno. Bubble Bobble, praticamente la nuova versione, ha sia l'originale, che è quello classico che ha fatto la storia praticamente nelle sale giochi negli anni 80-90, non ricordo con esattezza bene il periodo di uscita, ma bene o male erano quelli gli anni. E successivamente, diciamo, il successo di Bubble Bobble, ha permesso l'arrivo nelle case, grazie alla versione casalinga per Nintendo 8-bit, Neo Geo, se non ricordo male, e altre piattaforme. Nel corso degli anni poi abbiamo assistito, diciamo, scusate se sono già morto, ma non mi trovo bene con questo controller. Dicevo, abbiamo assistito al lancio di diverse versioni del gioco in questione. Hanno provato a fare anche una sorta di remastered, una sorta di remake e così via dicendo, su PSP e altre piattaforme. Ma fino adesso, diciamo, nessuno si era spinto oltre il classico Bubble Bubble, quindi bene o male tutti proponevano la stessa soluzione, che è quella che vedete adesso, con un comparto grafico migliore, però bene o male la formula del gioco era questa. Quello che state vedendo adesso, quindi, è il classico Bubble Bubble delle sale giochi degli anni 80-90, quindi se siete, diciamo, videogiocatori un po' vecchiotti come me, sicuramente conoscerete il titolo, avrete trascorso diverso tempo in sua compagnia, quindi diciamo il comparto grafico vecchia scuola non vi dispiacerà più di tanto. Se invece siete nuovi giocatori e quindi siete alla ricerca di qualcosa di più moderno in termini grafici, allora la nuova versione di Bubble Bubble è quella che fa il caso vostro e adesso ve la mostro. Quindi, acquistando questa versione del gioco disponibile per ora in esclusiva Nintendo Switch, avete sia modo di giocare il vecchio Bubble Bubble. Se non ricordo male, dovete finire prima il gioco nuovo per sbloccarlo. Non ricordo se effettivamente è già disponibile da subito, ma se non mi sbaglio, dovete prima finire il gioco classico. E questa invece è la nuova versione, che permette di selezionare la difficoltà e offre la cooperativa a 4 giocatori contro la versione, diciamo, originale, che invece permetteva soltanto la cooperazione a 2 giocatori. Questa consente la cooperazione a 4. Inoltre ci sono queste novità, praticamente dei potenziamenti che possono essere ottenuti nel corso del gioco, diciamo, completando i vari mondi, e poi potete utilizzarli ovviamente anche nei vecchi livelli, perché la nuova versione di Bubble Bobble alimenta la rigiocabilità, quindi avete la possibilità di ripetere all'infinito i vecchi livelli con i potenziamenti sbloccati. Come potete vedere, la struttura del gioco bene o male è la stessa, con la differenza però che, oltre ovviamente a vantare un comparto grafico coloratissimo, come potete vedere è moderno, ha una struttura lievemente differente, sempre divisa in livelli, ma non è il classico Bubble Bubble che ci sono 100 livelli da completare in rapida successione, ma ci sono un certo numero di livelli, non ricordo bene quanti, se non mi sbaglio 10, e poi c'è il boss, superato il boss, poi c'è il mondo successivo e così via dicendo. Non mancano ovviamente all'appello le classiche lettere che, una volta raccolte, formano la parola extended, che vi ricompensano con una vita in più. E per il resto, ecco, è il Bubble Bubble che abbiamo sempre imparato ad amare, con le differenze che vi ho riportato. Purtroppo non è presente il comparto multiplayer online, il che è un male perché, insomma, chi non ha amici, parenti con cui giocare in locale deve accontentarsi del giocatore singolo, perché non è presente un comparto online.
almeno per quanto riguarda questa versione. Non so poi se su PS4 aggiungeranno contenuti tipo il multiplayer online, io me lo auguro, però non credo, perché Bubble Bobble è sempre stato un gioco multiplayer improntato al locale, quindi diciamo è sempre stato un gioco casalingo barra sala giochi, non un gioco in cui io sono a casa, tu sei a casa e giochiamo. Comunque avrei sicuramente gradito una modalità multiplayer cooperativa e magari anche competitiva online. Purtroppo non è presente, quindi diciamo Bubble Bobble in questa nuova versione include il nuovo gioco, chiaramente la vecchia versione e la possibilità diciamo di giocare in cooperativa in locale fino a 4 giocatori con i potenziamenti che vi ho mostrato e che potete sbloccare nel corso dell'avventura e che possono essere utilizzati anche nei vecchi livelli. Quindi magari ecco, se ottenete un potenziamento all'ultimo mondo, poi giocando il primo mondo, il primo livello, potete utilizzare lo stesso potenziamento. Questo è quanto per Bubble Bobble, che potete, ripeto, acquistare per ora solo su Nintendo Switch, ma dalla fine dell'anno anche su PlayStation 4. Xbox purtroppo per adesso non se ne parla. Non so se magari nel 2021-22 decideranno di portarlo anche altrove, ma per adesso le piattaforme di destinazione sono queste.